Buonasera e bentornati al Corner della Salute. Questa sera con noi il professor Francesco Franceschi, ortopedia ospedale San Pietro, Fate Bene Fratelli di Roma. Buonasera professore. Buonasera a tutti, ciao. Salve. Professore, parliamo della chirurgia protesica attuale. Quali sono le novità che ci sono oggi? Guarda, sono felicissimo appunto di parlare di questo argomento in quanto negli ultimi anni c'è stato un miglioramento di tutte quante le tecniche chirurgiche. Adesso vi farò vedere qualche piccolo esempio. Cominciamo parlando appunto della spalla che nel ginocchio e nell'anca. Cominciamo con la spalla, vedete qui, questa qui è una radiografia di una spalla. E potete immaginare anche voi che è una spalla completamente distrutta, deformata dall'artrosi. E questo succede molto spesso quando si aspetta più di tanto appunto ad essere operati, magari non si possono più fare le nostre artroscopie. Questa è una ricostruzione semplicissima che viene fatta con i nostri computer, mettendo all'interno del computer già il file che noi abbiamo nei nostri dischetti dopo aver fatto una TAC. Vedete qui c'è stata impiantata proprio già la protesi sull'osso in modo virtuale. In questo modo qui abbiamo la possibilità di capire prima dell'intervento il punto ideale per l'impianto della protesi e come impiantarla. Tutto questo ci permette il massimo del risultato post-operatorio sia nel movimento sia anche nel prolungamento appunto della vita di questo tipo di impianto. Questa è una spalla completamente malata e durante l'intervento noi non vediamo semplicemente il paziente, ma vediamo un monitor che ci indirizza e ci dice appunto dove andare appunto a inserire la nostra protesi. Come vedete qui, ci indirizza proprio all'interno dell'osso. Quindi noi non vediamo soltanto la parte anteriore come si vede in qualsiasi appunto campo chirurgico, vediamo anche dove stiamo mirando le nostre frecce, cioè le nostre viti che ti servono appunto per impiantare la protesi, per cui facciamo gli impianti ultra precisi e ultra sicuri. Questo è un intervento, vedete, questa qui è una fresa che ci permette appunto di impiantare la nostra protesi, e in alto vedete un monitor che ci fa vedere appunto quello che stiamo facendo e il punto dove stiamo mirando all'interno dell'osso. Una tecnica veramente innovativa. Sì, professore, con la navigazione in chirurgia protesica e con la robotica, riuscendo a fare interventi più precisi, si riescono ad abbreviare i tempi di recupero post-operatorio? Assolutamente sì, perché una protesi ben messa chiaramente fa scorrere l'articolazione in modo senza dubbio più fisiologico, per cui il paziente sente meno dolore ed ha un recupero molto più rapido perché sente l'articolazione sua. Ho capito. E qual è l'articolazione dove si sono compiuti più progressi in chirurgia recentemente? Sicuramente la spalla è stata l'articolazione più progredita in quanto si sono sviluppate prima l'artroscopia e si sono chiaramente comprese le dinamiche di funzionamento articolare e poi appunto con la protesica si è capito esattamente come devono essere fatte queste protesi per dare il maggior movimento ai nostri pazienti dopo l'intervento. E con la navigazione si è riusciti appunto ad applicare queste protesi in modo quasi perfetto. Quanti sono i tempi di recupero? Beh, ci vogliono sempre i classici 3 mesi dopo un intervento, però il primo mese è quello più duro, ma già dopo 15 giorni il paziente può effettuare esercizi per conto suo, fare una vita quasi completamente normale, a volte si può anche guidare la macchina. Professore, un'altra domanda. Secondo lei è giusto aspettare l'ultimo momento per operare ed effettuare una protesi? Se sì, perché? Se no, perché? Assolutamente no. Prima questa era una vecchia concezione che faceva appunto impiantare le protesi quando l'osso era completamente consumato, perché si diceva che appunto la protesi durava poco e quindi bisognava utilizzarla il meno possibile, anche perché poi bisognava ripeterla. Però adesso abbiamo anche i pezzi di ricambio per le nostre protesi, per cui quando una protesi si danneggia possiamo sicuramente cambiarla senza fare dei grossi danni all'interno dell'articolazione del nostro paziente. Non solo la spalla, ma anche il ginocchio, l'anca funziona ormai allo stesso modo. Quindi professore, la protesi va effettuata quando il paziente sta male, proprio perché anche il paziente giovane, soprattutto il paziente giovane, ha il diritto di stare bene subito e non magari quando è anziano e non può utilizzare o godere di questa protesi. Quindi si può dire che i pezzi di ricambio, così per far capire insomma a tutti gli ascoltatori, sono il punto principale del cambiamento per quanto riguarda la protesica?
Assolutamente sì, però sono talmente perfezionati che ci aiutano appunto a sostituire piccoli pezzi e quindi a fare gli interventi minimamente invasivi per revisionare le nostre articolazioni. Quindi, professore, dico bene se dico che è caduto il tabù della gioventù o vecchiaia per quanto riguarda la protesi, oggi come oggi? Assolutamente, vediamo tanti giovani che mettono la protesi, tante persone giovani, relativamente giovani, anche 40 anni, 30 anni, 50 anni, che dopo riacquistano sia la vita normale, ma riescono a fare anche sport. Per esempio, anche con le stesse protesi di ginocchio, ci sono pazienti che riescono a fare del tennis, ad esempio, giocatori appunto anche di calcio che riescono a farsi una partitella di pallone anche con delle protesi d'anca. L'importante è che siano ovviamente ben messe. Ho capito. La ringrazio professore, grazie mille al professor Francesco Franceschi. E Grazie a tutti voi, grazie per le domande. grazie mille e arrivederci alla prossima puntata con il Corner della Salute.